Rieccoci, rieccoci carissimi amici, si avvicina il finale di stagione di Top Ten, l'unico programma che mette in classifica le cose belle della vostra vita. E ne abbiamo viste tante, perché finora abbiamo potuto raccontare in 8 puntate un po' il meglio delle nostre vite, ma non è finita perché ne abbiamo ancora 2. E beh, Top 10 ovviamente 10 puntate e le ultime due saranno particolarmente interessanti, ve lo devo dire. Ma partiamo da questa, da quella che sta iniziando, perché ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo con un argomento che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni, l'ultimo ventennio più o meno, ovvero i talent e i reality. Ebbene sì, piaccia o non piaccia, ma intanto in questi ultimi 20 anni ne abbiamo parlato tutti, li abbiamo raccontati tutti, li abbiamo visti, alcuni gli sono piaciuti di più, altri gli sono piaciuti di meno. Alcuni erano 100% italiani, altri invece rivisitazioni di format internazionali, ma comunque diciamoci la verità, nessuno lo ammette ma tutti li guardano e quindi abbiamo deciso di farne una classifica, i 10 talent, parentesi, anzi, stanghetta, hashtag, no, come si dice, mi sono un pochino, talent / reality più popolari, più amati, più belli di sempre, fondamentalmente degli ultimi 20 anni, perché sono nati proprio all'inizio degli anni 2000. Mettetevi comodi, l'argomento come sempre è interessantissimo, quindi arriva! Bene, 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 oggi il vostro Davide Norvino mette in classifica i 10 talent / reality più amati, più belli, più interessanti di sempre, perché sono 20 anni che abbiamo questi programmi. Come detto, piacciono e non piacciono, però tutti li avete visti, almeno una volta, almeno una puntata l'avete vista di sicuro. E allora siamo qua a metterli in classifica, ma partiamo dal regolamento. Beh, questa volta il regolamento è molto molto semplice, perché qui dentro ci può stare veramente chiunque, qualsiasi talent, qualsiasi reality italiano o internazionale. Poi noi ovviamente parleremo principalmente di quelli che sono andati in onda in Italia con la versione italiana, ma in realtà qui dentro ci può stare veramente di tutto. E allora che facciamo? Iniziamo? Ma sì, dai, partiamo! Posizione numero 10, Top 10 Talent / Reality. E alla posizione numero 10 un talent che ha cambiato rete nel corso della sua vita, ormai siamo già a parecchie edizioni, siamo già quasi una decina d'anni che abbiamo, Italians Got Talent. Questo è un talent nel vero senso della parola, perché partecipano tutti i talenti, qualunque sia la loro disciplina, qualunque sia la loro arte. Abbiamo visto cantanti, abbiamo visto comici, abbiamo visto trapezzisti, abbiamo visto giocolieri, abbiamo visto veramente la qualunque. Ci hanno fatto ridere, ci hanno fatto emozionare, ci hanno fatto piangere, ci hanno fatto anche un po' schifo a volte, ma rimane uno dei talent più amati e più apprezzati, grazie anche ai giurati, alla giuria, sempre sempre diversa, sempre con i grandi personaggi dello spettacolo Made in Italy, e che con le loro gag, con i loro litigi, con i loro scambi di battute ci hanno veramente tenuto compagnia. Alla posizione numero 10 quindi iniziamo la nostra scalata con Italians Got Talent. Chi ci sarà al numero 9? Beh, lo scopriamo subito.
E al numero 9 un altro talent che ha un reality, in questo caso, che ha cambiato rete nel corso degli anni, che è arrivato già qua, siamo veramente a tantissime edizioni, perché è uno dei reality storici della TV italiana. L'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi potrà piacere o non piacere, questo è uno di quelli che veramente fanno sempre scalpore, perché il trash è veramente dietro l'angolo. Però vedere un gruppo di VIP, di persone adatte a un certo stile di vita, costrette veramente alla fame, perché sull'Isola dei Famosi forse è l'unico reality che li costringe veramente alla fame, che li mette veramente alle prove, alla prova con le loro difficoltà, e piace, perché siamo un po'... Ditemi la verità, perché l'avete visto, lo so che l'avete visto, anche se dite che non è vero, ma l'avete visto. L'abbiamo messo alla numero 9 perché ce ne sono altri che ci hanno commosso di più, ci sono piaciuti di più, e quindi li abbiamo messi più in alto. Al numero 9, l'Isola dei Famosi. Andiamo avanti, c'è la numero 8. Sempre di isola si parla, anche con la numero 8, anche se è un'isola un po' diversa, perché qui non c'è la difficoltà, non ci sono le prove fisiche, ma ci sono le prove sentimentali. Si mette in gioco l'amore. È forse uno dei programmi più trash della storia della televisione. Sto parlando di Temptation Island, che purtroppo quest'anno non si farà, questo un po' ci dispiace. È stato fatto in più versioni, la versione normale e la versione VIP, anche se poi nella versione normale molte volte erano un po' conosciuti pure quello, e nella versione VIP non erano poi così famosi neppure quelli, quindi diciamo che c'è un po' questo tipo strano, ma a parte questo è un programma che ci ha fatto sorridere più delle volte, perché vedere queste coppie che arrivano lì innamoratissime, poi dopo pochi minuti su un'isola di tentatori cedono alla tentazione e vanno chi nelle braccia del tentatore, chi tra le braccia della tentatrice, fa un po' veramente sorridere. Poi ci sono stati i pianti, i drammi e poi le interpretazioni, questi momenti così, sempre un po'... Un video per te, Sara. Abbiamo un video per te. Sì, è successo qualcosa dall'altra parte, c'è un video per te. Ha chiesto il falò di confronto. Andare a... è stato bello finché è durato, purtroppo è finito, chi lo sa se ritornerà. Comunque, al numero 8, Temptation Island. Chi ci sarà la 7? Lo scopriamo subito. Cambiamo completamente genere, ritorna un talent, ma un talent un po' particolare, diverso da tutti gli altri, perché qua non ascoltiamo il cantante famoso, non guardiamo l'attore, ma andiamo a celebrare la cucina. Masterchef Italia, anche qua in più versioni, perché c'è stata anche la versione celebrity, quindi con personaggi famosi, VIP, che hanno provato a diventare Masterchef per passione, per diletto, chi lo sa, ma intanto è un programma anche questo che ci piace, ci è piaciuto, perché innanzitutto ci fa venire fame e il vostro Dario Urbino, la faccia delle eccellenze, apprezza sempre i programmi che fanno venire fame, ma ci fa anche in questo caso sorridere, perché i giurati, da ora nelle ultime edizioni c'è stato Cannavacciuolo, Barbieri, ma in passato abbiamo avuto Cracco, abbiamo avuto Gio Bastiani, cioè c'hanno le loro gag, le loro battute, ci hanno fatto esilarare, ci hanno fatto ridere, ci hanno fatto divertire. E però poi dopo è anche bello vedere alla prova questi ragazzi, perché alla fine da lì sono nati tanti talenti, e tanti che tuttora hanno il loro ristorante, quindi alla fine è servito anche in questo senso, una bella vetrina per la cucina italiana in modo particolare, ma non soltanto. Masterchef numero 7, andiamo alla 6. E anche qua, allora, questo non so bene se sia più un reality o più un talent, è un qualcosa di un po' particolare, è un format inedito, uscito un paio d'anni fa, sono state fatte due edizioni per il momento, ma ce ne dovrebbero essere altre, andate in onda su Amazon Prime, Celebrity Hunter, ovvero
caccia all'uomo, queste celebrità, Fedez, Totti, Elodie, Mischeta, i primi che mi vengono in mente, hanno tempo una settimana, devono scappare per una settimana, inseguiti dai servizi segreti, insomma una specie di servizi segreti che li cercano un po' in tutta Italia. Dopo una settimana hanno un appuntamento in un punto strategico dove ci sarà la loro libertà. Solo quelli che riusciranno ad arrivare a questo punto strategico, tendenzialmente su una barca, su questa imbarcazione, senza essere catturati, saranno liberi e vinceranno questa sfida. Tutti gli altri perdono quasi sempre tutti, ovviamente, ma anche qua è divertente perché il trash non manca mai. Si scoprono un po' le vite che ci sono dietro alle star, perché poi per fuggire agli inseguitori devono mettersi nelle mani comunque di amici, parenti, quindi vediamo un po' anche il dietro le quinte delle loro vite, però questo inseguimento, questo quasi poliziesco, quasi emozionante un po' in questo senso, ci piace, ci fa sorridere, ma e poi tra l'altro girano in tutta Italia, quindi è un'occasione anche per vedere le cose belle del nostro paese. Al numero 6, quindi Celebrity Hunters, non l'avete ancora visto? Prime, andatevelo a vedere su Amazon Prime, carino e simpatico. Andiamo avanti al numero 5. E al numero 5 abbiamo un reality che è andato in onda nella prima metà degli anni 2000, quindi stiamo parlando di quasi una ventina di fa, 15 anni fa, l'ultima edizione, se non ricordo male, sarà il 2007-2008. La Fattoria, ma quanto era bella La Fattoria, non capisco perché non la fanno più, perché anche lì a livello di trash sicuramente eravamo a livelli altissimi. Anche qua abbiamo un gruppo di VIP che invece di essere spediti su un'isola dei Caraibi vengono spediti in Brianza, no, non solo, un po' in giro per il mondo anche in quel caso, però in una fattoria del fine 800 dove dovevano lavorare e vivere come si viveva sul finire dell'800. Quindi niente telefoni, niente comodità, niente cibo, dovevano procurarsi tutto, dal mungere la mucca a prendere l'uovo dalla gallina, insomma lavorare, ecco, e queste persone di solito non sono abituate a lavorare, in questo caso dovevano mettersi all'opera. Un bel reality, faceva ridere anche questo, anche qua le solite dinamiche, quindi l'emozione, il litigio, lo scontro, eccetera eccetera, però sempre in quest'ambito un po' da altri tempi, e devo dire che a me piaceva particolarmente, anche se purtroppo non ne hanno più fatte alcune edizioni recenti. Chi lo sa che magari prossimamente non ritorni La Fattoria. Intanto noi l'abbiamo messa al numero 5. Ci avviciniamo al podio, carissimi amici, ci avviciniamo al podio. Nei primi 4 abbiamo messo due talent, forse i due talent più famosi, e due reality, uno famosissimo e uno invece che una particolarità. Ma partiamo dalla numero 4, dove troviamo uno dei talent più amati, ovvero X Factor. Un talent che negli anni ha fatto conoscere al grande pubblico gente come Marco Mengoni, come i Maneskin, come Noemi, solo per citare anche qua i primi che mi vengono in mente. Un talent quindi importantissimo, internazionale, il format è molto molto internazionale perché è un vero e proprio show, anche questo ha cambiato canali negli anni, dalla Rai e Proto Sky, insomma un sale e scendi, anni un po' meno belli, anni un po' più belli, anni dove è andato più forte, anni dove è andato meno forte, però di fondo è sempre comunque un programma apprezzato, un bel contenitore dove si scoprono i nuovi talenti della musica italiana. E come detto, da lì sono usciti veramente dei nomi importanti. I giudici, anche questi, sono spettacolari perché ci fanno emozionare, ci fanno ridere, ci fanno divertire, e quindi abbiamo deciso di metterlo al numero 4, X. Al numero 3 invece un reality, ma che poi in realtà è un mix tra reality e talent. Ha avuto molte molte sfaccettature, è cambiato negli anni, l'ultima edizione in modo particolare è stata qualcosa di veramente rivoluzionario rispetto alle prime. È piaciuta, non è piaciuta, chi lo sa, la rifaranno, non la rifaranno, chi lo sa. Sto parlando della Pupa e il Secchione.
Piccola parentesi, la Lupa Sezione Show è stata la versione di Barbara Luzzi di quest'anno, che è uscita un po' dai soliti schemi del format. Noi abbiamo inserito proprio la versione, diciamo, originale, più originale del format. Qual è la versione originale? Dove ci sono? Una pupa, quindi una ragazza bellissima, esuberante, che viene accoppiata ad un secchione. Un ragazzo invece un po' più timido, un po' sfigatello, possiamo dire, un nerd, come si dice ai giorni nostri. E l'obiettivo del programma è che lui riesca a far diventare un pochino secchiona lei e lei riesca a far diventare un pochino pupo lui. Molte volte la cosa non succede, anzi, ma alcune volte è successo e il risultato è stato qualcosa di esilarante. È un programma che ci fa veramente ridere, soprattutto è un programma che dimostra quanto siamo ignoranti. Purtroppo sì. La capoluogo di regione del Piemonte, Palermo, e più o meno funziona in questa maniera, Ci fa ridere, dai, perché alla fine questi tali reality soprattutto devono darci intrattenimento, devono farci sorridere, devono farci star bene. La pupa al secchione sicuramente è uno di quelli che ci fa sorridere, ci fa star bene. Infatti l'abbiamo messo al terzo posto del nostro podio. Arriviamo alla seconda. Il re dei talent, più di vent'anni di storia, presentato dalla regina della televisione italiana, ci inchiniamo a sua maestà Maria dei Filippi, e invece ci ha fatto presentare amici, che da questo programma sono usciti nomi importantissimi della musica italiana, ve ne dico alcuni: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Ira, i The Colors, H7, chi più ne ha più ne metta, San Giovanni, Gaia, insomma ce ne sono stati tantissimi, talmente tanti, io ho citato solo i cantanti, poi ci sono tutti i ballerini, cioè un mondo intero di artisti che popolano in questo momento il mondo dello spettacolo made in Italy. Maria De Filippi si conferma una grande talent scout, perché lei ha un occhio veramente molto molto fine per quando si tratta di scoprire giovani talenti. Negli anni anche qua il format è cambiato, prima erano squadre, poi erano singoli, poi andiamo a squadra. È successo un po' di tutto, però devo dire che il concetto rimane quello. Grandi nomi, grandi talenti, grandi artisti, che poi dopo da lì iniziano la loro carriera. Per questo ci piace, perché è un po' il re dei talent. E infatti abbiamo messo Amici alla numero 2. Al numero 1, secondo voi, chi ci sarà? Pensateci, perché ne manca uno. Manca il re di tutti i reality. E allora, non potevamo far altro che mettere al numero 1 colui il quale, dal quale tutto è partito, il Grande Fratello. Ebbene sì, signori. Quello. Grande Fratello, anche qua in tutte le sue versioni, la versione originale, la versione VIP, insomma, però il format qui in questo caso è rimasto quasi sempre simile, quasi sempre lo stesso. Nelle varie edizioni sono cambiati i conduttori, sono cambiate varie situazioni, però quello è Grande Fratello. Perché ci piace il Grande Fratello? Anzitutto perché è l'apoteosi del trash, perché qua di trash ce n'è a bizzeffe, ci fa ridere, ci fa sorridere, ma ci fa anche emozionare, perché poi diciamoci la verità, alla fin fine ci emozioniamo anche. Lo guardiamo per ridere, per scherzare, per prenderci un po' gioco di chi vi partecipa, ma poi intanto alla fine a volte ci fanno anche venire un po' di pellina d'oca, ci fanno un po' emozionare le loro storie, il loro passato, le loro avventure. Insomma, un bel programma. Non per niente è il re dei reality show. L'abbiamo messo proprio al numero 1. Carissimi amici, io spero che questa top 10 vi sia piaciuta. Sicuramente ognuno di voi, come sempre, avrà la propria idea su qual è il miglior talent in assoluto e qual è il miglior reality in assoluto. So che non sarete d'accordo con questa classifica, ma non importa, perché questo è il bello di questo programma, Top 10, le cose belle della vostra vita, la classifica delle cose belle della vostra vita, perché questa classifica la fate voi. Quindi se siete d'accordo, mettete mi piace,
condividete sulle vostre pagine. Se non siete d'accordo, mettete mi piace, condividete sulle vostre pagine e mettete anche la vostra classifica. Chi manca, chi c'è, se volete qualcuno più in alto, più in basso, decidete voi. Top 10. Ragazzi, vi do l'appuntamento alla puntata 10, perché sarà l'ultima puntata di questa prima stagione di Top 10. Non mancate. Dal vostro Davide Gerbino, vengo a mancare.